a smile. Like a sunshine. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Kay e questo è il gioco nuovo che presenteremo praticamente questo mese. Il suo nome è Dave the Diver. Allora, cosa possiamo dire di questo gioco? Allora, secondo la descrizione che ci dà Steam, ci dice che praticamente Dave the Diver è un'avventura marina ambientata nel misterioso buco blu. Bisogna esplorare il mare e ogni giorno praticamente Dave si butta in mare per recuperare i pesci, oggetti eccetera eccetera, mentre la notte praticamente gestisce un ristorante di sushi. Bisogna scoprire ovviamente il segreto che cela il buco blu, the blue hole, chiamiamolo però blue hole, che sta diciamo foneticamente più bello. Ci sono appunto dei misteri, Dave ha degli amici e praticamente ognuno di questi amici ha delle personalità ben distinte. Bene, io avevo già provato il gioco per vedere com'era, per settare il video eccetera eccetera. Il gioco purtroppo non è disponibile in italiano, quindi è soltanto in inglese, e è in lingue come cinese, coreano, in giapponese. Forse addirittura anche il russo. Aspetta, possiamo vederlo direttamente ora in questa seconda le postazioni. Sì, no, giusto, soltanto cinese, giapponese e coreano e inglese. Ringraziamo che sia in inglese. Ok, detto questo, iniziamo con David Draver. Una baia da sogno. Un paguro. È un uomo abbastanza corpulento. Che cosa che... Sospetto che il nostro amico paguro abbia addentato tra le sue le parti intime del povero tizio. L'audio mi ricorda molto Core Keeper. Ok. E si parte all'avventura. Allora, è un pixel game, però è fatto veramente bene. Perché ci ho tenuto a portare questo gioco? Perché il gioco al suo interno vi sono tante macchiette comiche, quindi non è particolarmente serioso. È una specie di platform per quanto riguarda sia la gestione del ristorante sia la gestione dell'esplorazione marina, ma è condita di tantissimi elementi che rendono il gioco veramente divertente. È un gioco uscito nel 2022, quindi molto molto di recente, e l'hanno aggiornato, almeno al momento della registrazione l'hanno aggiornato praticamente fino al novembre, che io sono registrato a novembre, quindi mi ricorda tantissimo questa scena del bere la birra, quello praticamente che succede il Homer dei Simpson, in pratica, no? C'ha la sua Duff, invece c'ha la Brot, sarebbe probabilmente tedesca. Che poi Brot in inglese, scusa, in tedesco significa pane. Piccoli. Allora, Cobra, quindi il nostro personaggio che si presenta per prima è Cobra. Oh, Dave. Quindi sei arrivato veramente qui, sei arrivato qui velocemente. Ebbene, tu mi hai detto praticamente di venire qua in fretta. Comunque sappi che io sono in vacanza. Quindi dove sta il sushi? Dice il nostro carissimo Cobra. Che poi Cobra, a parte il nome che è molto particolare, che non ha niente di positivo, però a tipo di quell'aria di quell'americano, no? Quel vecchio americano pazzo.
Insomma, comunque, tornando alla storia, dice Cobra, non avere fretta, Dave, dai un'occhiata qua in giro. Sì, ho visto questo gigante buco blu, non ho mai visto niente del genere. Quindi, The Giant Blue Hole non è solo la dimensione. Ogni volta che entri nel grande buco blu, gigantesco buco blu, il terreno, l'ecologia, quindi l'ecosistema, però intendo non ecologia proprio, ecosistema, cambiano. Quindi, che significa? Cobra si rivela subito la sua personalità, che è una persona molto avida. Infatti, dice: questo potrebbe essere un'incredibile opportunità di business, quindi di giocarci sopra. Ma che tipo di business vuoi fare in pratica? Bene, possiamo discuterne comunque più tardi, dice Cobra. Ho sentito che ti sei preso una pausa dalle immersioni. Che ne dici di riscaldarti un po'? Io ti guiderò da qui, probabilmente dalla barca. Vai avanti ed entra. Io non ho una buona sensazione su tutto ciò. Povero Dave, quello era in vacanza, giustamente. Ok, iniziamo con i primi tastini, perché qua inizia il tutorial. Cobra, se vedete bene, praticamente ha una bellissima bottiglia di birrazza dalle mani. La prova americanazzo. La mano si chiama Nadans 68. Ok, WDSR, insomma, sopra e sotto. Teniamo premuto la barra spaziatrice per poter effettuare praticamente l'immersione. Ah, ogni volta che noi entriamo in acqua, praticamente ci darà delle notizie, ma sempre questa qua dovrebbe essere l'orata. Ok. Ah, una bellissima forma, è una bellissima forma. Probabilmente intendeva il tuffo, che era fatto bene a senso suo. Che ne dici di provare ad allungarti un po', fare un po' di stretching, no? Magari i tendini. Prova a spostarti nell'area contrassegnata. Utilizza il tasto Swift per poterti muovere velocemente, quindi insieme. Quando ti muovi, schiacci in contemporanea il tasto Swift. Poi ricorda che questo accelera il consumo di ossigeno. Ok, quindi utilizza WSR, no, WSAD per nuotare verso il punto contrassegnato. Utilizzo Swift. Ok, un po' come in Minecraft. Ok, perfetto, good. Sembra che la tua abilità comunque siano sempre intatte, fortunatamente. Le tue mosse sono agili come una lumaca d'acqua dolce. Insomma, una lumachina di mare non è proprio una cosa bella da dire. Facciamo ora pratica usando l'arma di cui avrei bisogno in caso di emergenza, ovvero il dagger. Dagger sarebbe il pugnale. Utilizza il dagger contro i pesci piccoli. Lo puoi utilizzare cliccando il tasto sinistro del mouse. Ok, proviamo. Non è molto facile. Ben fatto. Dice il nostro amico Cobra, liscio e veloce. Insomma, finalmente. Allora, non hai dimenticato come si usa l'arpione, vero? L'arpione? Beh, io non lo uso da molto tempo ormai. Miri per prima e poi. Allora.
avrà di bisogno di un po' di pratica, allora. Proviamo ad usare l'arpione per catturare, vediamo, diciamo tre pesci. Allora, per mirare devi fare il tasto destro del mouse e per sparare l'arpione, quindi la fiocina, devi cliccare il tasto sinistro del mouse. Adesso prova tu stesso. Ok, quindi proviamo. Allora, col tasto destro del mouse rallenta, quindi c'è l'effetto rallenti. Cioè abbiamo il cursore che ci aiuta, il mirino. Ok, perfetto. Ora dobbiamo catturare altri tre pesciolini. Magari riprendiamo di colore diverso. Ok, un po' complicato ciò. La mira deve essere perfetta, altrimenti non lo becco. Ok, poi più sono piccoli, più sono antipatici da prendere. Un po' più grossi, vediamo questo. Ok, perfetto. Allora, io penso questo, detto, perché detto dicono sempre. Io penso questo dovrebbe riportarti in carreggiata, in benché non si dica. Allora, perfetto. Allora, torna sulla mia barca, sulla barca. Quindi risaliamo. Ed eccoci qui. Ok, adesso. Ah, allora. Ok, ora che hai capito come funziona, andiamo al sodo. Praticamente, andiamo sul business, finalmente. Allora, Dave, tu ami sushi, giusto? Ma sicuro! Che faccia sto dicendo Dave? Di sicuro, quella morbida carne di pesce su un riso con olio di riso. Oddio, questo è il massimo. Ah, allora, bene, allora ascoltami. Io ho un amico che è uno chef di sushi che ha lasciato attività per un po'. Lui ha una lingua un po' tagliente e un temperamento particolare, insomma, slinter, che non è socievole, ecco, leggero, ma ha un'abilità che posso garantire che non è uguale nel mondo. È proprio quello che ho avviato con un amico. Allora, è proprio qui che ho avviato con un mio amico un ristorante che vende sushi unico nel suo genere. Il sushi è venduto qui ed è fatto con pesce fresco pescato nel Gandobuk Blu, dove si possono trovare pesci di tutto il mondo, provenienti da tutto il mondo. Tu non pensi che la gente impazzirà per questa cosa? Ma certamente. Già lo sto desiderando. Ah ah ah. Ci scommetto. Comunque, perché non partecipi anche tu a questa fantastica impresa? Che ne dici? Io penso. Voglio dire, mi piace mangiare sushi, ma non so niente di cucina. Non ti preoccupare su questa cosa, non ti preoccupare su queste cose. Il ristorante è tutto pronto già. Tu, tutto quello che devi fare è immergerti per te gli ingredienti da mettere sul sushi, in pratica sul riso. Non suona troppo male, vero? Ok, è qua la nostra scelta. Beh, io direi di accettare. Quindi Dave, sempre più eccitato, giustamente risponde accettando, dice così potrò mangiare tutto il sushi che voglio. Ah, sicuro. Devi pagare però. Allora, non vedo l'ora di dare un'occhiata al ristorante. Il ristorante sushi è proprio qua accanto al Blue Hall, no? Io suppongo che si. Allora, deve aprire stasera. Ok,
io suppongo, ricordo che praticamente deve aprire stasera, ma non sono sicuro che sia pronto già adesso. Comunque andiamo a fare due chiacchiere al ristorante, dai. Allora, premere il tasto barra spezzatrice per andare a un sushi. Andiamo.